amici e amiche di sporttrentino.it, ben trovati con le videosintesi che Sport Trentino vi offre tutte le settimane delle partite di volley del pallavolo di casa nostra. Siamo tornati in B2 femminile, siamo tornati al Palabocchi per vedere questa sfida fra l'ATA Studio 55 e il Protecma di San Vitale Montecchio Maggiore. Siamo nel corso del secondo set ed è tutto facile finora per la squadra di Marco Mongiaro, che guida i giochi col punteggio di 25-22 nel primo set e di 20-9 in questo secondo parziale. ATA in campo senza Ceschini e senza Filippi, ma con la diagonale che vede Joy Corradini in cabina di regia e Festi a fare l'opposto. Entra intanto anche Consuelo Coser al posto di Fontanari in prima linea come centrale, e in campo anche Bottura adesso che ha sostituito Festi come opposto. Pochi scambi fa, secondo set dove finora è andato tutto bene per l'ATA, che domina un po' in tutti i fondamentali, 29 punteggio, quando adesso tocca a Joy Corradini, autrice delle ace. Avete potuto vedere pochi istanti fa, arriva un altro mezzo ace, quasi qualche ricezione per il San Vitale, possiamo ributtare la palla di là, tribolla allora parlata con l'attacco da posto 2 provato da Bottura, difende comunque bene il Protecma e poi attacca Cosa però tiene il muro, può giocare ancora il San Vitale, un altro attacco da posto 4, tiene ancora il muro dell'altra, ancora composto da Bottura e Cosa, il terzo tentativo, palla che finisce in campo, proprio sulla linea di fondo campo, e allora siamo 20-10 in questo secondo set, sempre 1-0 il conto dei parziali. Setto ATA completato poi dalla diagonale di schiacciatrici Prandi Mezzi, con Fontanari e Zegni al centrali e Sabrina Sara Gasperini nel ruolo di libero, pardon. Buona la sua battuta del San Vitale, buona decisione anche però l'ATA per attacca da posto 4, palla a terra di Bottura. Allora siamo 21-10. E questa volta allora tocca andare oltre la linea dei 9 metri alla schiacciatrice giudicatese Anna Mezzi. 21-10 il punteggio. Mezzi che opta per una jump flop molto profonda in posto 5. Buona però la ricezione questa del Protecna, ma la palla muore tra le mani della palleggiatrice. E allora siamo 22-10. Palleggiatrice Dettoni con il numero 3, gigantissimo il suo fallo, arriva la richiesta di un time out discrezionale da parte della panchina vicentina. Si torna in campo dopo il time out discrezionale su punteggio di 22-10 per l'ATA, la battuta molto buona di Mezzi, palla che balla sopra il nastro, cosa però non riesce a chiudere, allora altra occasione per il San Vitale che però non chiude, ribola ancora per le 15-55 con il primo tempo di cosa, difeso dal San Vitale, poi attacca da posto 4, tira tutto braccio, prende e trova un recupero poi. Mezzi e Bottura provano questo recupero che non riesce, allora appunto del 22-11, 11 punti comunque di margine per lo studio 55. Alla battuta adesso può andare la palleggiatrice del Protecma San Vitale di Montecchio Dettoni, la sua battuta su Gasperini che riceve sui 3 metri, il pallonetto poi di Prandi da posto 4, riesce a difendere San Vitale che appoggia questa palla, tribolla ancora per l'ATA, ancora con Prandi da posto 4, ma arriva l'invasione a muro da parte della coppia composta da Carnucci e Meggiolaro. 23-11 quindi il punteggio, meno 2 per l'ATA la vittoria di questo set, e adesso tocca a Consuelo Coser, centrale ex Torre Franca, andare al servizio la sua jump flop, palla molto morbida direttamente in posto 6, buona recezione della San Vitale, non si capiscono, centrale palleggiatrice riesce comunque a rimandare la palla di là il San Vitale, ma l'occasione di attaccare è per Chiara Bottura che tira tutto braccio da posto 2, e allora arriva il primo set ball per l'ATA, 24-11, set ball nelle mani di Consuelo Coser. Sua jump flop ancora in posto 6, ancora una buona recezione da parte della squadra vicentina, attacca ancora per i centrali, il Protecma ma non chiude, allora palla ancora per Bottura da posto 2, difesa comunque dalle vicentine che non possono però contrattaccare, soltanto appoggiare la palla in bagarre, e allora va ancora col primo tempo di Deborah Zeni che chiude i giochi, 25-11, set tutto bianco-nero, risentirci tra pochissimi istanti per il terzo parziale. Come promesso, eccolo qua questo terzo parziale dove si è cominciato davvero a giocare adesso una partita tirata e combattuta, perché siamo 19-19 che adesso diventa 20-19 per l'ATA Studio 55 grazie alla bella lungolinea di Anna Mezzi. 20-19 il punteggio, set molto tirato almeno in quest'ultima parte visto che l'ATA era partita subito forte 8-5 poi avanti 11-6 fino al 16-13
tutto abbastanza bene. Poi è arrivato questo break importante dopo il time out tecnico, anzi pardon, subito prima del time out tecnico del 16, a parte del Protecma San Vitale, che gli ha valso un break di 3-0 che gli ha portato al 16 pari e poi al e adesso a tenere a braccetolata per tutta questa parte finale di set. 20-19 adesso con l'attacco di Festi da posto 6, buona comunque difesa del San Vitale che poi attacca da posto 4, tiene però ancora di Namur, si può giocare ancora per la parte nella metà campo vicentina, l'attacco ancora da posto 4 che è ancora ben piazzata per Zeni in difesa, palla per Festi, attacco in pipe da posto 6, viene difesa, poi il tocco di seconda della palleggiatrice Bonetta, 20 pari. Si arriva quindi al rush finale di questo terzo set con i due sestetti a braccetto, arriva anche un cambio adesso chiesto dal tecnico vicentino, entra con il numero 11 Cunico al posto del numero 9 Chinetto. 20-20 quindi il punteggio, battuto adesso il San Vitale, posizione di Prandi sui 3 metri, Corradini si sposta per pareggiare per mezzi che tira, un gran bel attacco in lunga linea. Ben 1-20, Mezzi sta passando con una buona continuità in attacco in questo match. E allora cambio palla, tocca adesso a Giorgia Corradini andare al servizio. Sua jump float molto profonda in posto 5, buona eccezione di San Vitale che va per le centrali, ma arriva il muro di Mezzi, 22-20. Break firmato Anna Mezzi, allora arriva immediata la richiesta di un time out discrezionale da parte del Monte Protecma Montecchia. 22-20 quindi in questo terzo parziale, break firmato Ata, arriva adesso di nuovo in battuta Giorgia Corradini, la sua jump shot ancora in posto 5, buona ancora la recezione della squadra vicentina, qui l'attacco viene però poi splendidamente difeso da una ben piazzata Gasperini, palla ancora per Mezzi che prova ancora in lungolina, questa alta difesa può contrattaccare il San Vitale, ma arriva il muro di Festi. Ben 23-20, sul momento topico del set, Lata alza il muro, prima Mezzi, poi Festi. E allora si gioca immediatamente il suo secondo ed ultimo time out discrezionale della squadra di Montecchia. 23-20 il punteggio allora in questo terzo set, 2-0 il conto dei parziali a favore della squadra di Marco Mongero. Adesso ancora a servizio Giorgia Corradini, questa volta qualche problema in più di ricezione per la squadra vicentina che poi contrattacca. Difende proprio Corradini, il bagger di Fontanari per Prandi, contatto da posto 6, viene però facilmente difeso dal Montecchio che poi non riesce a chiudere, allora può giocare ancora l'altro, lo fa con Mezzi da posto 4, mani out, palla in campo, palla che passa in mezzo al muro della Protecma, Mezzi quindi fa 24-20. E arriva il primo match ball per l'Ata Studio 55, ancora con il turno al servizio di Giorgia Corradini. Battuta jump float in posto 5, buona ricezione, palla in questo attacco in collezione, palla che finisce fuori, allora 25-20, finisce qui la partita, secondo 3-0 di fila per l'Ata Studio 55 che si porta a quota 6 punti classifica. Io vi ringrazio di essere stati con noi anche in questa nostra video sintesi e l'appuntamento per la prossima occasione. Ciao e buona palla a tutti.